Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare due prodotti della serie gaming di Trust. Parliamo precisamente del mouse da gaming con sensore laser GXT166MMO e del relativo mousepad GXT207XXL. Partiamo subito dall'analisi della confezione del mouse. Come possiamo vedere, nella parte frontale troviamo il logo dell'azienda, il modello del mouse, un'immagine illustrativa e le caratteristiche tecniche dello stesso. Nel retro troviamo ulteriori immagini illustrative sia del software sia del mouse stesso che dei tasti programmabili, sia altre caratteristiche. La confezione è dotata inoltre di altre informazioni presenti su tutta la scatola. Procediamo dunque all'unboxing del mouse. La confezione è dotata di quattro sigilli in plastica per prevenire eventuali furti o danni. La confezione si apre tramite un'apertura slide verso sinistra e troviamo dunque il mouse riposto in una confezione di plastica con una finitura soft touch di colore rosso che si intona bene alla colorazione del mouse. Dunque estraiamo il prodotto dalla confezione con il relativo bundle che adesso andiamo a vedere. Un attimo di pazienza. Ok, dunque il bundle del Trust GXT166 si compone di una guida all'installazione del software e del mouse stesso, il CD contenente il driver di gestione del mouse, un opuscolo con la garanzia del prodotto, un cofanetto contenente dei pesetti che ci permetteranno di regolare il peso del mouse a seconda delle nostre esigenze o a seconda del gioco che stiamo eseguendo. I pesetti sono realizzati in alluminio, come possiamo vedere, e vedremo nel corso di questo unboxing come verranno installati all'interno del mouse. Passando al mouse, notiamo subito la doppia colorazione, nera e grigio opaco. Nella parte superiore è presente un scroll di tipo cliccabile con un rivestimento in gomma per un maggiore grip durante diciamo quando andremo a scorrere delle pagine internet o il cambio arma o qualunque altra cosa. Al di sotto troviamo invece due tasti per lo switch dei DPI, è presente inoltre un tasto programmabile a seconda delle nostre esigenze. E nella parte destra troviamo una scanalatura che ci permetterà una maggiore presa sul mouse. Inoltre la presa di questo mouse è di tipo palm, come possiamo vedere. E nella parte sinistra, finalmente, sono presenti i 12 tasti che avremo la possibilità di programmare. Questi 12 tasti ci permettono facilmente di compiere operazioni sia in gioco che in altre applicazioni tramite la personalizzazione di funzioni assegnabili nel software di gestione. La parte frontale è molto ergonomica e ha anche un design molto aggressivo. Nella parte inferiore invece troviamo i due mouse fit che ricoprono quasi l'intera superficie del mouse, il sensore laser Avago ADNS 9800 e un altro tasto che ci permetterà, nel momento in cui abbiamo assegnato praticamente tutte le funzionalità che ci servono ai tasti presenti sia sul lato sinistro sia sul dorso del mouse, di switchare i DPI nel caso ci fosse bisogno. Inoltre è presente un comodo diciamo foro che ci permetterà tramite un'apertura antiorarie di posizionare i pesetti all'interno. Facciamo una piccola prova. Ecco qui, e di richiuderlo facilmente con un movimento orario. Il mouse ha anche un cavo rivestito in treccia di tessuto in colorazione rossa e nera, quindi riprende la colorazione del mouse. Il connettore è come sempre placcato in oro ed è dotato anche di un nucleo in ferrite per prevenire eventuali interferenze. Passiamo dunque un attimo al mousepad. La confezione del mousepad è la stessa come design e come grafica del mouse stesso. Sono presenti le varie caratteristiche del mouse. Inoltre,
è riportata la dimensione del mouse stesso, che è di 395x315. Procediamo dunque ad estrarre anche il mouse dalla confezione e andiamo ad analizzarlo. Come abbiamo detto, il formato di questo mousepad è XXL, quindi la superficie di movimento è abbastanza ampia. Come possiamo vedere, abbiamo la possibilità di effettuare movimenti molto ampi e avremo comunque la superficie al di sotto. È presente il nome del prodotto stampato nella parte nell'angolo inferiore destro. I bordi sono rifiniti in modo da prevenire eventuali usure nel tempo. La parte inferiore è dotata di una superficie antiscivolo, mentre quella superiore ha una trama molto fitta che ci permetterà sia un'ottima scorrevolezza del mouse, sia una precisione grazie a una parte di attrito che viene effettuata sui mouse fit, o quindi sul mouse stesso. Che dire, vi rimandiamo per ulteriori immagini e la recensione completa dei due prodotti sul nostro sito www.eximhardware.com. Un saluto da tutto lo staff.